Gli OK Band, duo musicale sassarese composto da Alberto Azzori e Pasquale Demis Posadino, festeggiano il secondo compleanno del loro primo EP intitolato Una Parole. Il disco, pubblicato il 16 aprile 2019, ha permesso ai due di esibirsi nei più importanti festival dell'isola e di attirare l'attenzione di Riccardo Nori e Christian Rigano, musicisti e autori per Giovanotti, Tiziano Ferro ed Elisa. Abbiamo incontrato Alberto Azzori per farci raccontare come festeggeranno, nonostante il lockdown, il secondo compleanno dell'EP e quali siano i loro progetti futuri. Il vostro EP compie 2 anni, cosa avete pensato per festeggiare? Ma per noi è una data importante, sia perché è stato il nostro primo EP, sia perché comunque ci ha permesso di farci conoscere un minimo in Sardegna. Grazie a questi 5 brani abbiamo fatto, insomma, delle cose carine. Per ricordarlo e per festeggiare abbiamo deciso di creare un medley che le racchiudesse tutte e 5, anche per ricordarci, insomma, il sound degli esordi. Lo potete trovare sia su Facebook che su YouTube oppure su Instagram. Quali sono invece i vostri progetti futuri? Per il futuro abbiamo in mente di far uscire dei nuovi singoli che abbiamo realizzato insieme a Riccardo Nori e Christian Rigano, che sono il chitarrista e il tastierista di Giovanotti. Ci hanno dato una mano enorme, sono stati fenomenali, quindi non vediamo l'ora di farveli ascoltare. E il primo singolo spero uscirà a breve e si intitolerà Fertilia.